Primo tempo PP Team contro Furie Rosse, siamo Luca Petti del PP Team. Primo tempo molto strano perché ci sono state poche occasioni da ambo i lati, voi avete sbagliato però un rigore. Sì, abbiamo sprecato un'ottima occasione. Adesso dobbiamo continuare a giocare con intensità, provare a calciare perché non stiamo proprio calciando. Quindi nel secondo tempo cosa dovrete fare per vincere la partita? Essere un po' più organizzati e correre. Correte poco? Sì. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Primo tempo tra PP Team e Furie Rosse, siamo con Andrea Dioneo delle Furie Rosse. Primo tempo molto strano perché ci sono state poche occasioni per entrambe le squadre, tu però sei stato molto importante la tua squadra perché hai parato un rigore e poi anche la ribattuta successiva. È stato un primo tempo abbastanza difficile, la partita abbastanza equilibrata. Nell'ultimo tempo, nell'ultimo minuto abbiamo sofferto. Però speriamo di vincere questa partita. Per quanto riguarda il calcio di rigore, ho cercato di dare il meglio e ci sono riuscito. Non posso dire altro. Ottima prestazione per te finora. Comunque, nel secondo tempo, secondo te cosa servirà per poter portare a casa i tre punti? Forse un po' più di organizzazione in attacco perché sembra manchi una punta fissa. Esatto, manca una punta fissa, manca anche maggiore circolazione di palla. Però comunque nel fine del primo tempo abbiamo dimostrato ottima circolazione, quindi penso che andrà bene. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Stasera il post partita tra Furie Rosse e PP Team. Abbiamo qui due migliori in campo, Matteo Daniele per le Furie Rosse, capitano, migliore in campo dei suoi che purtroppo escono sconfitti, e migliore in campo in assoluto del PP Team, Lorenzo Aiesi, autore anche di una rete. Ricordiamo il risultato 3-1, iniziamo da Daniele. Allora Daniele, avete fatto tutto sommato una buona partita, soprattutto nel primo tempo dove avete costretto gli avversari sullo 0-0 nonostante un rigore a favore loro che il vostro portiere ha parato in maniera egregia. Nel secondo siete calati, infatti avete preso due gol proprio a freddo subito, sì, appena iniziava il secondo tempo. Poi ovviamente gli avversari sono stati bravi a gestire il risultato, avete avuto un po' di speranza finendo sul 2-1, però poi è proprio nel finale il gol del 3-1 che ha sancito. Sì, potevamo pareggiare agli ultimi minuti, invece poi abbiamo preso il terzo gol come capita spesso. Siamo migliorati rispetto alle scorse due partite, siamo una squadra nuova, come ho detto già nelle prime volte. Mano a mano speriamo che riusciamo a rimanerci meglio. Capisci? Oggi già si sono visti i primi segnali. Sì, si sono visti davvero oggi in United, avete fatto una fase difensiva davvero molto buona. Sì. Il vostro portiere ha contribuito alla causa in maniera comunque davvero importante. Peccato però forse in attacco secondo me manca una punta che comunque dia un po' di, diciamo, sì, il nostro 9 è molto bravo, ma ultimamente si muove forse troppo. Si muove troppo, sì, a volte male, però oggi ha giocato molto bene. Rispetto all'ultima volta era un po' appannato. Oppure gli altri portiamo un po' troppo palla, dobbiamo capire meglio. Però vabbè, Daniele, ti ringrazio, grazie mille, in bocca al lupo, ci vedremo nelle prossime partite. Eccoci ora con Lorenzo Aiesi, migliore in campo della partita. Allora Lorenzo, hai fatto davvero un'ottima partita. Primo tempo 0-0 come diciamo con il capitano degli avversari, poi avete segnato due gol, gestito il risultato. Però secondo me avete fatto anche un paio di errori difensivi, spesso rimaneva Ferrante solo un ultimo uomo. Secondo te dove dovete migliorare per poter per giocare? È la prima volta che vengo con questa squadra, quindi comunque li conosco poco. Secondo me dobbiamo cercare di giocare con meno individualismo, giocare più palla e più nello spazio. Con gli occhi e palla. Questo ci ha messo in difficoltà e ci ha portato a rischiare di pareggiare una partita che dal punto di vista del gioco era dominata da noi. Quindi secondo te c'è bisogno un po' anche più di cinismo sotto porta? Sì. Vari gli errori, quando Ferri ha segnato però ha avuto anche un paio di occasioni, Petti purtroppo non riesce a inquadrare lo specchio. Secondo te comunque oggi dove avete sbagliato? Infatti avete diciamo rischiato nel finale di subire un pareggio. Abbiamo... Quando siamo passati sul 2-0 abbiamo pensato che la partita fosse ormai nostra, invece gli avversari sono stati bravi, hanno cacciato fuori un po' di grinta e ci hanno messo in difficoltà con i gol. Alla fine siamo usciti vincitori, però abbiamo rischiato troppo. No. Va bene, vuoi dedicare a qualcuno la La dedico a Stefano Mamba e a Paolo Marini. Salutiamo Mamba che oggi è assente. Grazie mille Lorenzo, ciao ragazzi.